Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Le forze dell'ordine hanno arrestato 17 persone tra Puglia e Molise. Per il punto nascite all'ospedale di Termoli, il Movimento 5 Stelle chiede di lavorare insieme per attrarre le partorienti di tutto il Basso Molise. L'esempio del sindaco Mimmo Lucano e le buone pratiche di accoglienza migranti al centro dell'evento organizzato dalla diocesi di Campobasso Boiano. Vita, intuizioni e ricordi di un tempo passato, gli ex convittori di Trivento si sono incontrati per testimoniare affetto e gratitudine a Don Bertrando Gianico. Buon pomeriggio gentili telespettatori, si chiama Lungomare l'operazione investigativa coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Campobasso che ha permesso di infliggere un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti tra Puglia e Molise. I dettagli dell'indagine sono stati resi noti questa mattina, vediamo. Un'operazione investigativa compiuta su vasta scala e finalizzata alla repressione dei reati di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio. Si tratta di una delle operazioni più importanti che si siano mai verificate in Molise. I dettagli sono stati illustrati oggi nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nell'aula magna della Scuola Lievi Carabinieri di Campobasso, alla presenza tra gli altri del Procuratore della Repubblica, Nicola D'Angelo, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Emanuele Gaeta, e del Questore Mario Caggeggi. Rilevanti i numeri dell'indagine denominata Lungomare, 22 misure cautelari personali, 17 arresti, di cui 13 misure restrittive in carcere, 51 perquisizioni eseguite nella notte che hanno riguardato in particolare il territorio di San Severo. Le ordinanze sono state emesse dal GIP del Tribunale di Campobasso su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia. Parliamo di 39 persone tra soggetti sottoposti a misura cautelare o arrestati in flagranza, 51 perquisizioni. La dimensione anche spaziale dell'intervento che ha riguardato praticamente tutta la provincia di Campobasso, Campobasso, Termoli, Campomarino e parte della provincia di Foggia, in particolare San Severo. E parliamo di soggetti comunque che hanno il sacrosanto diritto ad essere considerati innocenti. Comunque rispetto a queste persone abbiamo avuto proprio uno spostamento sul territorio molisano di una struttura organizzata che si preoccupava quotidianamente di rifornirsi a San Severo, di portarla a Termoli, di portarla a Campomarino, di portarla anche in parte a Campobasso, creare delle basi di spaccio su Termoli e su Campobasso e da lì venderla. 22 i soggetti, tutti di nazionalità italiana e in prevalenza pugliesi, ritenuti responsabili del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, della fattispecie eroina, cocaina e hashish. Le indagini sono durate 5 mesi e si sono avvalse dell'ausilio e della collaborazione di tutte le forze di polizia. Decine le testimonianze di assuntori che hanno permesso di scoprire più di 1400 episodi di cessione di stupefacenti. L'inchiesta ha permesso di far venire a galla un complesso sistema di spaccio che si è insediato ormai nel territorio molisano tramite l'utilizzo di appartamenti dislocati prevalentemente in Basso Molise tra Campomarino, Termoli e Larino e che interessa ormai anche la città capoluogo. A rendere ancor più arduo il lavoro degli investigatori il fatto che nel corso dei colloqui telefonici tra i soggetti coinvolti le sostanze venivano definite con nomi propri di persona con l'intento, fortunatamente scongiurato, di sfuggire alle intercettazioni telefoniche ambientali. La droga qui nel Molise è un fattore preoccupante, molto preoccupante, perché rispetto al livello nazionale è un po' più elevato. Cercheremo di, con le iniziative che stiamo mettendo in campo tutti quanti, forze dell'ordine, procura, avvocati, psicologi, medici, di intervenire anche nei confronti della popolazione, dei cittadini, della scuola, dei ragazzi, per far capire che questo è un problema reale che non va sottovalutato. E noi cercheremo da parte nostra di prevenire il più possibile e nel qual caso di reprimere, come è successo oggi. Lorenzo Coia, presidente della provincia di Isernia, applaude allo sforzo delle istituzioni, regione e Stato, teso al recupero di risorse economiche fondamentali per la riapertura del viadotto Sente che comunica Belmonte del Sannio a Castiglione e Mercer Marino in territorio chietino. Opera viaria chiusa da metà settembre per motivi di sicurezza.
Sarebbe però utile, rimarca Coia, che istituzioni ed ANAS trovassero un momento di sintesi sul tema della viabilità nelle aree interne a cavallo tra Molise e Abruzzo. Cambiamo argomento, l'ANCE ha organizzato a Campobasso un convegno sulle tematiche della crisi dell'edilizia, gli stati generali del comparto delle costruzioni molisane. L'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili del Molise ha voluto organizzare a Campobasso un convegno sulla crisi dell'edilizia, oltre ad affrontare anche e soprattutto il cosa fare per uscirne. Tutto come una convocazione degli stati generali del comparto delle costruzioni in Molise. Parliamo di numeri che fanno veramente rabbrividire, nel senso che dal 2008 ad oggi il settore dell'edilizia da 9.000 posti di lavoro ne ha persi 5.000, più del 50% degli occupati ha perso il lavoro. Per quanto riguarda il monte salari abbiamo avuto un abbattimento del 60%, siamo passati da 60 milioni a 27 milioni. Sono dati allarmanti e preoccupanti. L'appuntamento di oggi vuole essere un focus sulla situazione, perché stranamente cosa succede? Che in Molise si parla sempre di GAM, ITR, zuccherifici, sicuramente delle grandi criticità di alcuni settori merceologici, con perdite di lavoro, ma se andiamo a confrontare le perdite di lavoro che si sono avute nel settore dell'edilizia, i numeri sono stratosferici, perché noi pensiamo ai 5.000 posti di lavoro diretti al settore edile, ma se pensiamo a tutto l'indotto che ruota intorno alle 25 attività, tipo di attività che ruotano intorno all'edilizia, i numeri sono veramente da capogiro. Purtroppo non facciamo notizia perché sono tante microimprese che chiudono di 5-10 dipendenti che naturalmente non fanno scalpore, ma se le mettiamo insieme è un sistema che oramai è al collasso e che se pensiamo che investire nell'edilizia potrebbe essere la spinta per ripartire economicamente, perché naturalmente incide notevolmente sul PIL di questa regione, chiediamo alle istituzioni di prenderne atto e coscienza, cioè avere il coraggio di investire, perché si risolvono due problemi, uno di natura economica perché si rimette in mano l'economia, ma anche da un punto di vista sociale e ambientale, cioè si riesce a mettere mano a criticità che oramai da anni sono sotto gli occhi di tutti quanti, un sistema viario che fa discente, una messa in sicurezza del territorio, le nostre infrastrutture che non sono solo le strade ma sono anche le scuole, gli ospedali. Investire nell'edilizia significa risolvere una molteplicità di problemi per questa regione. Il punto nascite all'ospedale di Termoli per vedere assicurata la propria esistenza deve garantire non meno di 500 parti l'anno. Tuttavia, da diverso tempo lo standard numerico è sceso. La ricetta di Valerio Fontana, esponente del Movimento 5 Stelle, è quella di lavorare affinché le donne di tutta l'area del Basso Molise partoriscano al San Timoteo e non altrove. Per farlo bisogna avviare percorsi che rendono attrattivo il reparto, dare garanzie ai pazienti, mettere il personale medico in condizioni di lavorare al meglio, che il reparto sia in grado di affrontare complicanze postparto e avere a disposizione una terapia intensiva neonatale. Cambiamo ancora argomento, il modello Riace è l'esempio del sindaco calabrese Mimmo Lucano al centro del convegno organizzato dall'Arcidiocesi di Campobasso Boiano. Nell'occasione si è fatto il punto della situazione sui numeri dell'accoglienza in Molise e sulle buone pratiche nate dal basso. Migrazione e spopolamento delle aree interne sono stati i temi al centro di un convegno che ha messo in evidenza le buone pratiche di accoglienza e integrazione dei migranti, partendo da quello che è stato definito il modello Riace e valutando gli elementi essenziali che hanno fatto di questo modello una pratica da imitare. Da ciò si è partiti per confrontarsi su come migliorare il sistema di accoglienza e integrazione in Molise. L'incontro, promosso dall'Arcidiocesi di Campobasso Boiano, unitamente ad altre organizzazioni sociali, tra cui la CGL, ha visto l'intervento in videocollegamento del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, che insieme a Monsignor Giancarlo Bregantini nel 1999 ha dato vita alla prima reale forma di accoglienza e integrazione per circa 300 rifugiati provenienti dalla Siria. Un'esperienza questa resa possibile grazie al ruolo attivo del volontariato e grazie ai finanziamenti pubblici che ha portato alla nascita di un albergo diffuso e alle prime forme di cooperative di comunità multietniche.
Per Monsignor Bregantini il modello Riace rappresenta un esempio che aiuta a capire come si può realmente fare accoglienza in Molise, senza ripetere gli errori commessi in questi anni. Sono tre le proposte lanciate dal Vescovo: togliere i migranti dal business selvaggio degli albergatori, incentivare l'organizzazione di corsi di lingua italiana per permettere un migliore inserimento dei migranti nel tessuto sociale delle comunità molisane, valorizzare l'accoglienza diffusa che passa attraverso i progetti SPRAR. In Molise sono 34 quegli attivi che garantiscono ospitalità a circa 1000 persone, un sistema che ha permesso di rilanciare la microeconomia e di creare circa 300 posti di lavoro. Diversi gli interventi che si sono susseguiti e che hanno portato anche alla presentazione di buone pratiche nate in Molise nel campo dell'accoglienza e proposte per contrastare lo spopolamento e la desertificazione del territorio. La nostra cooperativa, nata da un paio di mesi, si occupa di progetti di inclusione dei soggetti svantaggiati. E nella fattispecie ci stiamo attualmente occupando di progetti di inclusione nell'agricoltura sociale, e laboratori di riciclo creativo. E i nostri soci lavoratori sono richiedenti asilo ospiti nelle strutture di accoglienza della provincia di Campobasso, sono disoccupati di lunga data, quindi cittadini italiani residenti attualmente a Boiano, e quello che facciamo appunto è insieme unire le forze per creare un progetto ed un sistema economico che riesca a sostentare queste persone che hanno bisogno appunto di inserimento. Quanti sono i soci impegnati attivamente in questa cooperativa? Attualmente i soci siamo nove, siamo una cooperativa e lavoriamo prettamente su Boiano. Il nostro primo progetto è sul comune di Boiano, stiamo per allargarci perché abbiamo visto che il modello funziona e vogliamo esportarlo anche negli altri territori molisani. L'accoglienza diffusa dei migranti come opportunità per rilanciare le aree interne, la CGL e la rivista La Fonte sono concordi nel riconoscere il modello Riace come esempio virtuoso da imitare per scongiurare il rischio desertificazione del territorio. Paolo De Socio, la CGL del Molise, in controtendenza rispetto agli umori del momento, la rabbia che c'è soprattutto nei confronti degli immigrati in questo momento storico, ha chiesto la cittadinanza onoraria per il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, vittima di un'inchiesta giudiziaria che lo ha portato anche agli arresti domiciliari. Perché avete lanciato questo messaggio? Ma la richiesta si incarna in pieno in quelli che sono i nostri valori fondanti, un valore di solidarietà e un messaggio che va lanciato. La nostra discussione congressuale ha affrontato in pieno questi temi e in effetti si tratta di un'istanza che io in qualità di segretario nel gruppo dirigente ha raccolto dalla base. Tutti gli interventi sono stati quelli di dare un segnale, un'indicazione chiara di solidarietà. Non possiamo dire semplicemente ci dispiace di fronte a queste cose, quindi pensiamo che anche un segnale simbolico come quello della cittadinanza onoraria possa dare una prospettiva e una speranza non solo a Mimmo Lucano, a vaste aree di territorio che hanno la necessità di creare veri processi di integrazione che poi rilancino anche lo sviluppo, soprattutto delle aree marginali e delle aree interne. Don Antonio Di Lalla, da sempre attivo nel mondo del sociale, lei è anche direttore di una rivista che si è posta sempre dalla parte degli ultimi, delle persone più in difficoltà. Cosa significa oggi ispirarsi a un modello Riace, a un modello che è stato appunto ispirato dal sindaco di Riace Mimmo Lucano, e perché questa dovrebbe essere la ricetta vincente nell'attuale società? Perché noi in questa fase abbiamo due problemi: lo spopolamento dei centri piccoli interni e la presenza di immigrati. Se riusciamo a coniugare queste due realtà, e allora ecco che l'accoglienza diventa non solo un valore cristiano ma un valore umano, anzi direi un bisogno per ricostituire i nostri paesi e dargli possibilità di sviluppo. Ecco, in un momento appunto in cui soprattutto in Molise si vive il problema dello spopolamento, anche del rischio desertificazione di un intero territorio, quale messaggio appunto si può lanciare anche alle istituzioni, agli amministratori comunali, alla regione in particolare?
Noi chiediamo intanto di studiare il fenomeno Riace per poterlo riprodurre. Una proposta concreta ce l'abbiamo: il villaggio abbandonato a San Giuliano di Puglia, se venisse ricostituito e non come centro per l'espulsione degli immigrati, ma come un centro di arti e mestieri, dove noi così mettiamo nella società, mettiamo nei nostri paesi persone qualificate professionalmente che possono ridare sviluppo alle nostre realtà. Oggi pomeriggio all'Istituto Pertini Montini di via Scardocchia a Campobasso ci sarà un convegno aperto al mondo della scuola sulle tematiche del lavoro nel pubblico impiego e le dinamiche interne all'educazione in un territorio quale quello molisano che scompare anno dopo anno. Una proposta della CGIL a partire dalle 15.30. E la prefettura di Campobasso ha stigmatizzato il comportamento del sindaco di Oratino, Roberto De Socio, che non ha nominato nella giunta municipale nessuna donna, in palese violazione della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Per la minoranza, la speranza è che il primo cittadino del paese riveda le proprie posizioni e ristabilisca il principio di pari opportunità nell'esecutivo oratinese. Da Oratino ci spostiamo a Campobasso. Il Consiglio Comunale a Palazzo San Francesco ha approvato a maggioranza un ordine del giorno sulla libertà di stampa. I gruppi consigliari al Comune di Isernia, tutti insieme tranne quello del Movimento 5 Stelle, hanno voluto presentare un ordine del giorno che ha ottenuto il voto favorevole di tutti i consiglieri, tranne quello di Cosmo Bottiglieri, che è l'unico rappresentante dei grillini nell'assise comunale della cittadina Pentra. Il testo dell'ordine del giorno è assai esplicativo e racconta uno stato di cose che minaccia fortemente la libertà di informazione in un paese democratico come l'Italia. La libertà di stampa e di informazione, così recita il documento, è un diritto inalienabile di ogni società civile. Chi vuole limitarla o imbavagliarla vuole un regime dittatoriale. Abbiamo appreso con meraviglia ed imbarazzo le dichiarazioni del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Greco, che con enfasi malposte annuncia il taglio fino all'azzeramento dei fondi destinati al pluralismo dell'informazione. Dopo il silenzio imbarazzante dei rappresentanti grillini a Palazzo Daimmo sulle modifiche al regolamento della legge 488 del 98, che di fatto metteranno in ginocchio le televisioni regionali molisane, adesso un altro grido di gioia sul taglio dei contributi nazionali. Secondo il Movimento 5 Stelle si devono chiudere televisioni, giornali e ogni altro mezzo di informazione perché in questi anni li hanno denigrati. Come dire, oggi governiamo noi e chiudiamo tutte le voci di dissenso al nostro operato. Per converso, noi consiglieri comunali di Isernia, piuttosto che replicare alle deliranti affermazioni del consigliere Greco, vogliamo ribadire il nostro più assoluto diritto a essere informati, un diritto inalienabile per l'intera popolazione. Il documento non si ferma qui, continua nella critica alle scelte dei grillini di mortificare tutti gli addetti del mondo dell'informazione, fomentando una sorta di odio popolare che si ripercuote sulle piccole aziende editoriali del Molise che oggi, tra mille difficoltà, restano nelle trincee a difesa di una libertà che viene minacciata. Le opposizioni a Palazzo San Giorgio di Campobasso attraverso una mozione intendono promuovere una discussione in merito alle recenti dimissioni del presidente del Consiglio d'amministrazione della Casa di Riposo Pistilli, Angelo Cristofaro. La struttura attualmente accoglie oltre 80 ospiti, in maggioranza non autosufficienti. Le sale dell'Auditorium di Isernia ospiteranno da giovedì 8 a domenica 11 novembre il musical La Divina Commedia. Questa mattina la presentazione dell'evento artistico di carattere nazionale. La straordinaria opera musicale della Divina Commedia, ispirata al poema di Dante Alighieri, toccherà Isernia dall'8 all'11 novembre sul palco dell'Auditorium Unità d'Italia. Il musical si trasforma in uno spettacolo ricco di storie, effetti speciali e magia.
Alla regia Andrea Ortis, le incantevoli musiche sono invece di Marco Frisina, i testi affidati a Gianmario Pagano. Siamo veramente contenti di questa prima della Divina Commedia come prima mondiale, per cui con uno staff di grandissimo spessore internazionale avremo in questa bella struttura, perché nonostante tutto quello che si possa dire, l'auditorium di Isernia è una gran bella struttura. Lavoreremo sicuramente con una programmazione seria e puntuale da parte della regione per far sì che questa possa vivere piena di grandi contenuti questa struttura, questa città, questa regione. Il Molise cambia passo da un punto di vista culturale, programmatico, di organizzazione e di condivisione con il territorio. Puntiamo con tutti gli eventi a veicolare quello che è l'immagine della regione, a veicolare un grande progetto di incoming per il nostro territorio, proprio per valorizzare le bellezze della regione, le eccellenze che vanno appunto da quelle culturali, ma perché no, a quelle paesaggistiche, all'agroalimentare, a tante cose di cui noi disponiamo e che devono essere veicolate al di fuori dei confini regionali. Stiamo lavorando su questo, stiamo lavorando soprattutto su una programmazione con gli stati generali che partiranno il mese di novembre e che toccheranno tutto il territorio regionale con delle tappe tematiche, con degli attrattori turistici precisi per dare finalmente un piano strategico al turismo di questa regione che possa diventare un vero e proprio volano di sviluppo economico. 2 ore di show che accompagneranno gli spettatori nel viaggio più emozionante del genio fiorentino Dante Alighieri attraverso i 3 fantastici regni dell'inferno, purgatorio e paradiso. Il tema della Prima Guerra Mondiale ad un secolo dalla conclusione in un appuntamento teatrale in programma nell'auditorium di Santa Maria degli Angeli a Termoli sabato 3 novembre, una proposta curata da Nicolino Cannarse dall'associazione Ubattelluce e proseguirà fino al 6 gennaio prossimo al Castello di Gamba Tesa la mostra di sculture del maestro Antonio Di Maria intitolata Oltre. I materiali utilizzati dall'artista molisano sono stati il legno, la pietra, il polistirolo e il mosaico. Cambiamo argomento, la vita, i ricordi e le intuizioni di Don Bertrando Gianico, sacerdote ed educatore a distanza di molti anni dalla sua morte, lo hanno ricordato ancora una volta i suoi ex allievi. Ancora una volta alcuni ex convittori che hanno studiato a Trivento a cavallo degli anni 60 e 70 si sono ritrovati per testimoniare l'affetto e la riconoscenza a Don Bertrando Gianico, sacerdote, educatore e rettore che nel 1947 aprì le porte ai figli di coltivatori analfabeti e semplici artigiani di tutto il meridione per uno studio severo e intransigente. Genti dalle modeste possibilità economiche, in un'Italia che usciva dal secondo conflitto mondiale solo pochi anni prima, Don Gianico ebbe la lungimiranza di aprire nel centro sul Trigno un convitto maschile che in circa 30 anni accolse a prezzi molto contenuti ragazzi che hanno così potuto accedere alle scuole medie prima, al ginnasio e all'istituto magistrale poi. Una intuizione che creò le basi del riscatto sociale e culturale per migliaia di studenti negli anni a venire. Senza la tenacia di Don Bertrando, molti dei professionisti attuali non sarebbero quello che oggi sono. La testimonianza del dirigente scolastico Antonio Mucciaccio, anch'egli ex convittore a Trivento. Un ragazzo di Vasco Girardi, che stava in convitto, se ne scappò da qui. E il padre lo rimise a cavallo all'asino e lo riportò in convitto. Attaccò la cabeza dell'asino alle catenelle fuori dal convitto e portò questo ragazzo da Don Gianico. Don Gianico, quando seppe che si era allontanato, davanti al padre
gli diede una scarica di botte e mentre lo pigiava gli diceva: disgraziato, hai lasciato di studiare e te ne sei scappato, non ti vergogni, qui devi restare con le buone e con le cattive e devi studiare, studiare, studiare e ancora studiare, e devi baciare le mani callose di tuo padre che zappa la terra e ogni giorno si spacca la schiena per tenerti in convivio. Un ragazzo che poi è diventato notaio. Se non ci fossero state quelle passate di Don Gianico, avrebbe zappato la terra. Torna domattina a San Giuliano di Puglia la giornata della memoria, a distanza di 16 anni dai tragici eventi che caratterizzarono la scuola elementare Iovine del paese il 31 ottobre del 2002. Alle 11.32 ci sarà il momento di raccoglimento in cimitero e alle 20 la fiaccolata. Siamo adesso, come ogni giorno, alle previsioni del tempo. Prevalenza di bel tempo oggi sul Molise, dalla sera cielo stellato, le temperature odierne sono comprese tra i 10 gradi di Campobasso e la massima di 21 a Termoli, mossola adriatico centrale, ventilazione sud-occidentale, sulla regione domattina per lo più cielo sereno, valori climatici stazionari, venti ruoteranno di direzione variabile. La società atletica Molise Amatori con 24 atleti ha vinto la prima edizione del trofeo podistico Vinchia Tour, ultima delle 5 tappe del circuito Tammaro in movimento. Circa 100 gli atleti che hanno preso parte alla gara su un percorso cittadino per complessivi 9 km. A livello individuale la Vinchia Tour è stata vinta da Mario Capuani dell'Atletica Venafro. In campo femminile l'ha spuntata Anna Bornaschella dello stesso team venafrano. Appuntamento per l'AMA, la Corsa dei Santi, il 1 novembre a Roma. E siamo in chiusura. Nel calcio a 5 Under 19 nazionale la Sciaminade Campobasso mantiene l'imbattibilità stagionale e ferma sul pareggio 4-4 la Junior Domizia, doppietta per Thomas Evangelista e gol di Luca Bozza e Nicola Salvatore per la squadra del capoluogo. Da questa la nostra ultima notizia, grazie per essere rimasti con noi, arrivederci.